Siamo lodati Gesù e Maria. La prima lettura abbiamo ascoltato la bellissima sequenza dei 21 attributi della sapienza che si trovano appunto nella parte finale del capitolo 7 e poi la frase bellissima che la sapienza forma entrando nelle anime sante, amici di Dio e profeti, per diventare amico di Dio. E profeta significa uno capace di parlare in suo nome, e prima ancora che di parlare e di agire in suo nome è necessario avere la sapienza. Sappiamo che la sapienza è il primo dono dello Spirito Santo ed è la capacità di vedere tutte quante le cose con l'occhio con cui le vede Dio, di conoscerle con la sua stessa luce, di giudicarle con il suo stesso parametro di giudizio. E il Vangelo di oggi ci dà un bel parametro di giudizio quando Gesù nella prima parte dice: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Allora, questo è un ottimo parametro di giudizio divino. Dio non ama i riflettori, social networks, pubblicità, non è proprio un supporter, diciamo così, del nostro tempo, perché le più grandi cose che lui ha fatto fatte nel mistero e nel nascondimento. Pensiamo semplicemente alla vicenda terrena di Gesù. Sì, Gesù durante la sua vita pubblica ha fatto qualche miracolo, certamente, insomma, qualche cosa di eclatante l'ha fatto, ma nella stragrande maggioranza della sua esistenza appariva come una persona normalissima, eppure era il figlio di Dio contro l'uomo. Il Venerdì Santo apparve agli occhi del mondo come un condannato a morte, come un malfattore, eppure il Redentore di tutta l'umanità. Se vogliamo fare un esempio un pochino più vicino, tra poco, qui, quando stiamo a messa, c'è tutto quanto il paradiso presente. Se noi potessimo cambiare occhiali, se il Signore riconosce questa grazia, purtroppo ce la fa, di vedere tutto quello che accade qui, non ce la fa, perché perderemo la libertà, capite? Perderemo, adesso lo vedremo dopo durante la Santa, stasera si parla della libertà. Sempre da un altro libro sapienziale: se vedessimo quello che accade non potremmo non stare a messa tutti i giorni, sarebbe da folle, invece non lo vediamo. Questa bella notizia ci aiuta anche ad affrontare i momenti bui della vita e della storia. Adesso non stiamo vivendo un bel momento della vita della Chiesa, neanche un bel momento della storia, e ogni tanto c'è qualche tentazione di depressione, perché il male fa molto rumore. Non so se state seguendo anche questi giorni, mi è capitato di assistere al volo a qualche trasmissione talk show televisivo dove se ne sono viste di tutti i colori, insomma, qualcuno c'era anche presente, qualche sacerdote, insomma, di mia conoscenza, di amici, insomma. Vedendo certe cose uno è tentato di dire: ma come stiamo ridotti? Non bisogna indugiare questo, non soltanto perché il male non c'ha l'ultima parola, ma perché il regno di Dio è in mezzo a voi nonostante queste cose. Cioè, è vero che c'è tutto quanto questo grande male, no? Ma il male fa rumore, il diavolo tende sempre ad amplificare il male proprio per questo, perché vuole dare l'impressione che lui vinca, che lui prevalga, vuole far cadere nella depressione, vuole farci pensare che è tutto finito, che è tutto perduto, che siamo rovinati, che non c'è più niente da fare. Ecco, noi però dobbiamo opporre: il regno di Dio è in mezzo a noi, non ci sono tante cose che non attirano l'attenzione, ci sono tante anime sante anche adesso in giro che stanno pregando, che stanno soffrendo, che stanno portando il peso anche di questo momento difficile e che tengono sulle spalle il mondo, non si vedono, non andranno ai talk show, non andranno ai telegiornali, non ci saranno i riflettori accesi, li vedremo dopo che siamo morti. Ecco, noi queste cose qui dobbiamo mettercele bene in testa, perché non è sempre facile, diciamo, resistere all'incalzare, insomma, dell'iniquità. Dobbiamo ricordare che il diavolo fa rumore, il male fa rumore, il bene no, il bene agisce nel silenzio. Pensiamo alla vita terrena della Madonna, che veramente la Madonna, a differenza di nostro Signore Gesù Cristo, qualche miracolo l'ha fatto. La Madonna ha fatto proprio niente nella vita terrena, zero. Cioè, sembrava la più normale, la più comune delle donne di questo mondo, salvo il fatto che se non la vedeva solare, gioiosa e bella come era, sicuramente pensava che era una bella anima, insomma, forse molto molto bella, probabilmente era una santa donna, ma niente di più. Eppure, dentro al cuore di Maria si sono compiuti non soltanto prodigi di grazia tra lei e il Signore, ma anche operazioni
soprannaturali che hanno portato benefici e salvezza a tutta l'umanità. Ecco, questo perché Dio ama agire almeno in questo modo. Basti che quando c'era qualche dubbio pensiamo subito alla messa. Ecco, adesso ci accingiamo a celebrare la messa. Non vedremo niente come al solito, se vedete qualcosa poi via di voi, insomma, vi devo raccontare quello che vedete. Però qui c'è tutto, capite? In un messaggio recente la Madonna ha detto: quando andrete tutti quanti a messa, metterete in ginocchio davanti alla consacrazione, starete devotamente a fare la comunione, quello sarà il giorno in cui avete capito tutto, d'accordo? E questa, grazie a Dio, la messa ci accompagnerà sempre. Nessuno ci toccherà la messa mai, perché il nostro Signore l'ha promesso, insomma, è più facile che venga meno l'universo piuttosto che venga meno la messa. E questo, come tante altre manifestazioni, ecco, sono la prova e la presenza invisibile di quel regno di Dio che non attira l'attenzione. Nessuno dice eccolo qua, eccolo là, ma è vivo, presente e operante in mezzo a noi. Questo non dubitiamo mai. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.